Ciao, benvenuti a questa prova pratica che riguarda il corso delle proprietà fisiche di Blender che si trova sul sito della Blender Italia. Ho deciso di fare delle esercitazioni extra che tutti potranno vedere. Sono dei tutorial dedicati appunto a chi segue quel corso, ma anche a chi vuole imparare da zero le proprietà fisiche di Blender e vuole esercitarsi con delle cose molto molto semplici. Adesso, prima di tutto, andremo a creare un cuscino. È una cosa davvero semplicissima. Nell'outline vado a crearmi una cartella e la richiamo cuscino. Vado a cancellare il cubo di default, quindi lo seleziono e premo cance. Vado anche ad attivare lo shortcut così mi può aiutare. Lo vedete qui in basso a sinistra. Per primissima cosa vado ad applicare un plane, quindi Shift A oppure Add. Un bel plane, lo scalo perché così magari è troppo grande, lo scalo leggermente così, non importa di quanto, è un'esercitazione pratica. Vado ad applicare la scala e vado a fare anche Object Set Origin to Geometry, è molto importante. Fatto questo, premo Tab e mi porto in modalità Edit Mode. Per far sì che funzioni con il cloth, perché adesso utilizzeremo il cloth, devo suddividere questo plane. Quindi, avendolo selezionato tutto, con il tasto sinistro premo Subdivide e lo suddivido all'incirca 20 volte. Dopodiché rientro in Object Mode. Vado ad applicare la proprietà fisica del cloth. Lascio pure invariati questi settings. Vado ad azzerare nel campo delle field weights la gravity, la porto a 0, ma, cosa importante, attivo la pressure, la pressione, perché dovrò farlo gonfiare e la porto a 3 per il momento. Poi vediamo se è un dato che devo ritoccare, mi va bene o meno. Un'altra cosa che devo fare però prima di verificare se funziona è andare a dare un po' di spessore al nostro cuscino. Quindi rientro in Edit Mode, lo seleziono tutto e con Estrudi, la E dalla tastiera, lo porto in alto, più o meno così. Ecco. Non ha importanza adesso la precisione, è giusto per farvi vedere come funziona. Okay? Dopodiché inserisco anche un loop cut qua nel centro e con S vado a scalare leggermente. Ok, ora rientro in Object Mode, non mi interessano 250 frame, provo a ridurre a 60, premo play e vedo cosa succede. Ed ecco qui il mio cuscino, davvero molto semplice. Ok, poi se non mi interessa l'animazione, io verificherò a che punto il mio cuscino mi va bene, anche come posa e come pieghe e dimensioni, ok? Perché il mio obiettivo non è quello di avere un video animato, ma di creare proprio un cuscino. La pressure a 3 ho visto che mi va bene, è impostato in modo ottimale. Abbiamo azzerato la gravity perché altrimenti sarebbe caduto verso il basso. A un frame numero 7 mi può andare bene. Vediamo se lo faccio andare avanti tutto, cosa succede. Sì, anche ad un frame 52 non è male, ma è troppo. Per i miei gusti mi fermerò ad un frame così, al 24 mi va bene. Quando ho trovato la posa corretta per il mio cuscino, mi premuro di applicare il cloth. Vado ad applicare anche un subdivision surface per renderlo più morbido e vado ad applicare anche uno shade smooth. Visto quanto è facile creare un cuscino partendo da zero. Se non mi va bene e voglio personalizzarlo un po', oltre ad applicare un materiale e una texture, posso entrare, okay, in Sculpt Mode e c'è un pennello molto utile, che è il cloth, che serve per dare ulteriori pieghe al nostro cuscino, quindi per personalizzarlo, per renderlo anche più realistico. E con questo pennello si possono fare un po' di modifiche ulteriori. Personalizzate il vostro cuscino a piacimento, dategli un materiale, una texture ed il gioco è fatto. Ora passiamo avanti con l'esercitazione e creiamo un lenzuolo su un letto. Vi faccio vedere come. Ricominciamo inserendo il cubo di default, ok, e lo scaliamo per farlo sembrare all'incirca un materasso. Le dimensioni non sono importanti, decidiamolo noi, però più o meno
così potrebbe andarmi bene. È giusto per l'esercitazione, ok? Quindi questo sarà il mio materasso. Ricordatevi di applicare la scala e Object Set Origin, Origin to Geometry. Questi due passaggi sono sempre molto importanti. Ora a questo cubo andiamo ad applicare un modificatore di tipo Subdivision. Quindi entriamo in Add Modifier, scegliamo Subdivision Surface, dopodiché entriamo con Tab in Edit Mode e inseriamo qualche loop cut, qualche taglio che serve per andare a definirlo. Non lo porto proprio fino alla fine. Ok, lo sposto così. Due tagli anche ai lati. Vedete, non lo porto il taglio proprio alla fine, ok, in modo che sembra avere proprio delle rotondità tipiche di un materasso. E andiamo ad applicare anche uno shade smooth. Ecco, abbiamo creato una sorta di materasso. Molto semplice, vero? Ora premendo 7 dal tastierino ci portiamo in vista dall'alto con Shift D. Duplichiamo questo materasso, lo portiamo più o meno sopra all'altro materasso, quindi GZ lo portiamo leggermente in su, premo di nuovo 7 per vista dall'alto e con S lo scalo leggermente, così, ecco, in modo da avere un materasso sopra l'altro. Se risulta troppo staccato da quello sotto, lo portate leggermente in basso, ok? Ecco, questo è un letto più o meno, la base del letto con un materasso sopra. Attivo il layer del cuscino, ed eccolo qua, era un po' troppo grande come vedete, adesso lo vado a scalare e siccome ho già i cuscini e li ho creati prima, vado ad inserirli direttamente sopra il letto che ho appena creato. E abbiamo anche inserito due cuscini nel nostro letto. Ora riportiamoci in vista dall'alto premendo 7 dal tastierino numerico e andiamo ad inserire un plane, quindi Shift A oppure Add Mesh Plane, e andiamo a scalarlo come se fosse una coperta da inserire sopra al nostro letto e sopra anche i cuscini. Adesso è rimasto in basso, con GZ lo porto in alto. Vedo più o meno com'è, ecco. Così mi può andare bene, lo vado ad allargare perché per quel che mi riguarda dovrà essere una specie di trapunta, ok? Trapunta da mettere sopra il letto e vado anche ad allargarlo un po' così. Con Tab entro in Edit Mode, vado ad inserire un loop cut, ora all'incirca lo inserirò a questa altezza, ok? Più o meno dove ci sono i cuscini. Seleziono questa faccia e utilizzo questo rotate per poterla spostare così e la ruoto. Ovviamente non mi va bene questa soluzione, devo fare un ulteriore passaggio. Seleziono questo edge e lo sposto in su, ok? Così. All'incirca lo voglio piegato così. Dopodiché seleziono tutto il lenzuolo, l'imbottitura, e con il tasto destro vado a scegliere un subdivide. Lo faccio 30 volte, deve essere suddiviso un bel po' di volte. Ora rientriamo in Object Mode e andiamo ad applicare le proprietà fisiche. Selezioniamo la parte alta del materasso e andiamo ad applicare un collision. Andiamo ad applicare un collision anche ad entrambi i cuscini. Andiamo ad applicare un collision anche alla parte sotto del materasso, quindi applichiamo un collision, selezioniamo il nostro lenzuolo o l'imbottitura e applichiamo il cloth. Ora andiamo a modificare un po' di settings. Quality steps, un 5 va bene, ma possiamo anche aumentarlo a 10 in modo che la qualità venga migliore. Vertex mass possiamo lasciare a 0,03. Come bending model andiamo ad applicare un linear in modo che non ci siano troppe distorsioni dovute alle molle virtuali. Andiamo ad applicare un object collision. Proviamo per il momento a premere play e vediamo cosa succede. Riduco comunque la quantità di anzi no, l'avevo già fatto prima. Quindi 1,80 mi va bene, premo play e vedo che cosa succede. Ecco qui il nostro letto tende a scivolare verso il basso, lo sposto
così e vado anche a scalarlo. Vediamo come si comporta, perché non voglio che scivoli via. Ok, vediamo adesso. Vediamo se lo sposto un po' più in qua, perché voglio che cada sui cuscini. Ecco. Ora abbiamo creato un lenzuolo. Adesso andiamo a rifinire meglio questo lenzuolo. Quindi abbiamo visto un object collision attivato, però voglio farvi vedere una cosa. Vedete che rimane comunque staccato, no? Da questa parte del materasso e di sicuro, vedete, non è cosa ottimale. Quindi dovete andare a modificare la distanza. Ho messo un 0,001 e già vedo che si avvicina di più, però bisogna andare a ritoccare la distanza anche nell'object collision sotto. Quindi per fare in modo che venga proprio appoggiato il più vicino possibile, nel modo più corretto possibile, dobbiamo nell'oggetto collision sotto andare a modificare alcuni parametri, quindi damping a 0, thickness outer lasciato pure anche a 0,001 e inner a 0,001, in modo che sia più vicino possibile. Poi sto guardando i cuscini, andiamo a modificare questi parametri. 001 anche per questo, azzeriamo damping, azzeriamo inner e facciamo 0,001 di thickness outer. Ora torniamo indietro con l'animazione e vediamo come si appoggia sui cuscini. Ecco, adesso si appoggia correttamente e diciamo che al frame numero 16 mi può andare bene. Vediamo cosa succede se vado avanti. Ovviamente l'animazione prosegue e lui si appoggia in modo diverso. Dopodiché ricordiamoci anche, prima di fare il bake, ok, di impostare un simulation start a 1 end a 16, in modo che siamo sicuri che a questo frame la cosa ci piace. Ora, cosa possiamo fare per andare a migliorare un po' l'aspetto di questo play? Sicuramente andare a mettere una subdivision tra i modificatori, quindi un subdivision surface, ok. Facciamo anche a 2, magari anche uno spessore, quindi aggiungo anche un solidify a 0,02, no, però fuori, ok, gli do un minimo di spessore, forse questo è anche troppo. Quindi se il lenzuolo così com'è mi piace, applico il cloth per primo, applico la subdivision se mi piace così com'è o voglio aumentare, ma consiglio di lasciarlo sul 2, di non aumentarlo troppo, e vado ad applicare anche il solidify. Dopodiché, cosa farò? Entro in sculpt mode e vado ad ammorbidire con i pennelli come abbiamo fatto prima. Vado ad ammorbidire un pochino. Posso utilizzare ad esempio pennello cloth per andare a dare ulteriormente delle pieghe. Adesso
andate ad applicare un materiale o una texture a piacere e vi ricordo, potete farmi vedere i vostri risultati sul forum sul sito di blender.it. C'è il forum dedicato al corso delle Physic Properties. Mi raccomando, condividete i vostri risultati. Per oggi ci fermiamo qui, ci siamo divertiti con il cloth. Voi continuate così, seguitemi sul canale se avete piacere, attivatevi la campanella e iscrivetevi così rimanete aggiornati sul canale e ci vediamo alla prossima esercitazione pratica sulle Physic Properties. Ciao!